Novità dal punto di vista dell'incontro che lei aveva chiesto al Premier sulla vicenda Whirlpool e non solo? No, non abbiamo novità, dal governo non abbiamo novità, noi manterremo altissima l'attenzione in città, del resto credo che se la questione Whirlpool è divenuta una questione nazionale è perché la città tutta, sindaco in testa insieme ai lavoratori, si è caricato questa vertenza come una vertenza della città. Noi il 25 di ottobre a Castel dell'Ovo il pomeriggio faremo un'iniziativa molto molto importante in cui faremo sentire la nostra voce, le nostre idee, le nostre proposte. Il governo utilizzi parole chiare e indichi strumenti concreti e credo che sia utile un incontro tra il sindaco di Napoli e il Premier, proprio perché noi vogliamo aiutare, sostenere, condividere con il governo un momento così difficile, perché mandare a casa 400 persone con questa ingiustizia è un fatto intollerabile e lo dovrebbe essere anche per il governo, che ci offre sempre belle parole sul lavoro, sulla questione meridionale e sul mezzogiorno. Questa è un'opportunità concreta per farci capire se è stata solo finora propaganda o tirare la palla avanti senza sapere a chi far giocare, oppure è venuto il momento di decidere in modo autorevole che in questo paese gli accordi si rispettano e se si firma un accordo col governo della Repubblica Italiana, una multinazionale, qualsiasi azienda, qualsiasi soggetto la deve rispettare, salvo che non ci siano ragioni improcrastinabili, e non è questo il caso, perché questa è una scelta imprenditoriale e discrezionale di abbandonare Napoli e andare a aprire lo stabilimento in un'altra parte del mondo.